Vediamo ora, ragazzi, vediamo un po'. Se c'è una sicurezza nella vita, che io ogni volta che mi taglio i capelli mi dico: ma perché non me li taglio più spesso? Niente, ragazzi, ho perso 10 anni, cioè finalmente. Mannaggia, non so perché procrastino così tanto. Ragazzi, sono un pirla, mi sono dimenticato la roba della palestra. Io volevo andare, dopo l'impegno che ho ora, direttamente partire, ma purtroppo non dovrò comunque tornare a casa, mannaggia me. Forse oggi mi vedo con una mia amica, o meglio, una ragazza che ho conosciuto quasi 12 anni fa. Quasi 12 anni fa in Francia. E adesso si è trasferita da poco a Milano e oggi viene a Verona e ci becchiamo e non vedo l'ora. Mamma mia, come vola il tempo. Quindi dopo vi faccio vedere un po' come va tutta la situazione. Adesso mi godo un pochino il sole, anzi, detto questo, mi metto, appena detto, gli occhiali da sole. Mettiamo gli occhiali da sole, tiririn daradan, verde, e andiamo. E allora, novità di questa settimana: lunedì devo portare assolutamente la macchina dal meccanico, dal carrozziere, da insomma il tizio, perché qua continua a darmi il segnale che manca l'olio. E l'olio io non voglio metterlo ora perché lo cambio col tagliando lunedì, mancano 2 giorni, la macchina non la sto usando più di tanto. E a parte adesso, potevo prendermi lo scooter, accidenti, non ci ho neanche pensato. Comunque la macchina, no, la macchina non si vede, vabbè, c'è dietro di me una Giulia quadrifoglio di un color verde bosco ed è lo stesso colore che vorrei, è lo stesso colore che vorrei mettermi in sala nella casa nuova, cioè fare tutto bianco e la parete di fronte dove c'è la televisione di farla di questo verde bosco molto molto carino. Vediamo se, porco il cane, questo qua continua a fottermi quindi vediamo se si riesce a fare questo. E ragazzi, ultimamente questo canale, cioè i vlog, sono diventati tutti in macchina, poca spontaneità fuori, ma non sto facendo molto, sinceramente. È anche un'occasione appunto per me per parlare un po' con voi one on one e insomma un po' la prassi di questo canale, un po' il motivo per il quale ho iniziato a fare video è per ricordarmi a me quello che faccio, quindi tutti questi 1000 discorsi, queste procedure, questa è semplicemente la mia terapia, chiamiamola così, ragazzi, gratuita, cioè mi dedica solo il tempo, però insomma oggi volevo andare a farmi una passeggiata, ma penso che sarà difficile, sinceramente. Magari dopo riesco ad andare in palestra, ma comunque devo tornare a casa, poi prendere tutta la roba e poi ripartire. Quindi capite anche voi che il tempo è quello che è, non il massimo, va là. Vabbè ragazzi, noi ci sentiamo dopo. Niente ragazzi, allora alla fine, dopo l'aperitivo, tranquilla, cena, come vi dicevo, il fratello, quant'altro. Adesso questo è il secondo Campari, dobbiamo andare dentro alla serata. Chi è che suona? Sven Vatt. Miseria ladra, perché mi hai fatto prendere 2 Campari? Cioè non ce la faccio mica. E niente, a posto. Ok ragazzi, allora la festa, vabbè, questa è la preserata. Infatti come vedete è abbastanza triste, c'è solo un ragazzo che suona. Però la macchina è carina e stiamo aspettando perché di là c'è appunto il palco serio, dovrebbe arrivare, non mi ricordo il nome, mi pare Sven qualcosa. E guardate la location intanto. C'è caldino, ve lo dico, si sta abbastanza bene. E mannaggia me che ho lasciato in macchina la videocamera, però infatti sono venuto il motorino, quindi questa discorso è completamente inutile. Sono qua con la Nicole e adesso attendiamo che arrivi la musica bella finalmente, perché questa va bene ma non è abbastanza, e noi ragazzi ci aggiorniamo dopo. Niente ragazzi, qua non sanno cosa fare, quindi fanno fuoco. Stiamo ancora aspettando che arrivi il ragazzo a suonare e niente ragazzi, così. Apparentemente è arrivato un ragazzo e... Ragazzi, la serata volge al termine, cioè, che vergogna. Allora ragazzi, buongiorno.
E se non avete ancora fatto, mettete mi piace, commentate. Noi ci vediamo al video domani.